Si chiama Miri, il disco di Mariella Pandolfi, con la quale oggi parleremo di musica. Ospite in studio oggi Mariella Pandolfi, benvenuta. Grazie, Gennaro. Allora, Miri, un disco autoprodotto, autodistribuito, tutto auto, ha fatto tutto da solo, insomma, si è costretti a trovare una propria dimensione in questo periodo, come mai? Eh sì, perché a parte appunto questo è il primo disco, nel senso che ho voluto, lo dico sempre, cioè questo è un progetto che è un po' un punto, capito, di chiusura di alcune cose e un inizio di altre, capito? Quindi sono questi pezzi che sono nati un po' nel corso degli anni, sai, sempre pensati per il trio jazz, insomma, cioè, e praticamente li ho voluti un attimo appunto, no, dare forma, quindi creare questo disco, però tenerlo un attimo, capito, io ancora, ecco, non... Forse c'è anche una difficoltà, una insomma, difficoltà, quella che diciamo abbiamo riscontrato ormai da un po' di tempo, il fatto di trovare il rapporto con le etichette indipendenti disposte ad ascoltare, ad investire su... Ma anche, capito, anche disposte, però, capito, proprio il rapporto con queste etichette, come si può, cioè tutto questo aspetto, capito, un po' burocratico, legato, quindi che ho preferito un attimo in questo momento saltare, ecco, dedicarmi soltanto... All'aspetto creativo. All'aspetto creativo, sì. Il titolo, Miri, spieghiamo... Sì, Miri, guarda, è nato praticamente MRJ, cioè questo simbolo che è legato all'origine del nome Maria in lingua egiziana, cioè significa tipo amato, persona amabile, eccetera. Quindi mi ha colpito soprattutto questo simbolo che vidi, insomma, lessi da qualche parte, non ricordo, e quindi mi è piaciuto il segno grafico, poi ho visto che era comunque legato al mio nome, Maria, Mariella, e quindi mi è piaciuto, capito, quasi una specie di sigla, no? Una firma, e ha un senso, perché poi all'interno ci sono anche questi, insomma, non so se hai visto, brani comunque con nome femminile, quindi un po' un percorso, capito, all'interno anche delle figure femminili che hanno costellato la mia vita, insomma, la mia famiglia. La tua musica. La mia musica, sì. Un disco in cui hai basato soprattutto il suono forte, diciamo, creato con il trio che tu ormai da tempo porti in giro, che fa insomma riferimento alla tua produzione, con un ospite. Sì, David Boato, musicista, antromettista molto bravo, che stiamo vedendo anche nelle immagini. Veneziano, che ho conosciuto a Roma. E mi è piaciuto perché, vabbè, insomma, è uno splendido musicista, però è molto, molto melodico, capito? Quindi delle improvvisazioni sentite, mai quelle cose, mai, insomma, esagerate. Quindi mi è piaciuto, perciò, insomma, ho chiamato lui, è una persona poi molto umile, simpatica, anche dal punto di vista umano. Quindi niente riff, ma soprattutto un linguaggio basato sull'improvvisazione, veramente dettata dal sentimento, dal momento... E quindi, insomma, poi mi sembrava questa, insomma, la tromba, ho ritenuto, insomma, uno strumento, capito, necessario da aggiungere, diciamo, al trio, insomma, tipico, no? Del jazz, pianoforte, contrabbasso e batteria. C'è un brano che anche prende titolo da un riff, giusto? Line for Bass. È un brano, insomma, che mi ha colpito per la Line ricerca. For Bass l'ho chiamato così, no, perché proprio è per basso, quindi infatti non c'è il contrabbasso ma il basso, e c'è questo, appunto, questa linea di basso che si ripete, e quindi no, è nato proprio così, insomma, che poi tra l'altro il basso è lo strumento che io mi piace molto, insomma. Certo, tu suonando il pianoforte, insomma, hai nelle mani sia la parte di accompagnamento, diciamo, che la parte di quindi assolo. Il basso, no, è comunque una parte che... Una componente e poi come strumento proprio mi piace moltissimo il basso e il contrabbasso, insomma, chiaramente. Parlavamo di difficoltà discografica, ma non c'è solo una difficoltà discografica attualmente per quello che riguarda la musica, anche le esperienze da fare dal vivo diventano sempre più problematiche. Veramente, proprio, guarda, quasi zero al momento. A Napoli è così, insomma, veramente, sono pochissimi, non ci sono proprio più locali, non c'è attenzione alla musica che si fa. Non... Come ti spiegheresti questo aspetto, guarda, di poca attenzione per la musica? Guarda, rientra secondo me anche nella crisi, no? Che c'è stata generale, quindi comunque anche l'aspetto musicale è stato inglobato in questa, insomma, non ci nascondiamo, comunque un periodo di crisi totale, però non lo so, insomma, non ce lo chiediamo, anche quelli dei locali a loro volta dicono, ma com'è possibile, mettiamo musicisti bravi, magari non c'è riscontro, vengono, fanno delle cose magari molto più semplici e c'è molto più pubblico.
forse la gente non è più educata, capito? Forse questo è uno forse degli aspetti questo, da... no? Basta vedere i programmi televisivi che fanno solite discorsi. Cioè... e quindi chiaramente, insomma, no? Non si parla di musica classica, non si parla di jazz, si parla di altre cose, diciamo. Certo, quindi, l'intrattenimento che ha poco a che fare con il contenuto. Capito, molto più facile, più semplice, leggero. Quindi... D'accordo. Allora, grazie Mariella di essere stata nostra ospite, di averci presentato il tuo disco, e in bocca al lupo perché possa tu trovare al più presto un'etichetta che ti possa dare un po' più di soddisfazione. Va bene, grazie a te. E con il disco di Mariella Pandolfi oggi abbiamo parlato di musica.